In casa mia, quando ero poco più alta di uno sgabello, arrivò un pacchetto per Natale. Un vecchio VHS che non vedevo l'ora di inserire nel registratore. Era Pinocchio della Disney. So che sembra assurdo, ma non conoscevo molto bene la storia di Pinocchio, non sapevo ancora leggere, nessuno me l'aveva raccontata per bene. Così, per un po' di tempo, rimasi convinta che la storia narrata dalla Disney fosse fedele all'originale e non mi posi mai molte domande in merito. Finché un giorno finalmente lessi per la prima volta Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino, scritto da Carlo Collodi, o meglio Carlo Renzini. E me ne innamorai, stupita del fatto che fosse una storia diversa, con parti che non conoscevo e personaggi, tra virgolette, nuovi. Pinocchio ha ormai 140 anni e negli anni è stato reso protagonista di qualsiasi cosa: fumetti, balletti, musical, teatrali, canzoni e film. Tantissimi film. In questo video proverò a percorrere in ordine cronologico le più importanti e originali rappresentazioni di Pinocchio per poter approfondire alcuni personaggi e significati, ma anche sbirciare nel dietro le quinte di alcune opere, spostandoci tra Europa, Asia e America. Il primissimo Pinocchio su pellicola ce lo regala il cinema muto. Nel 1911 il regista romano Giulio Antamoro dirige un cast principale molto asciutto, fatto per lo più di comparse. Il volto del burattino è quello di un adulto, Ferdinand Guillaume, un artista italiano proveniente da un'antica famiglia di circensi francesi. Sono 50 minuti di comicità vecchio stile, almeno per noi, ma all'epoca era estremamente esaltante e innovativo. Difatti, Guillaume, insieme ad altri artisti europei, con le sue acrobazie e gag fisiche, anticipa quello che diventerà famoso come il genere della slapstick comedy e che verrà portato alla ribalta da artisti anglofoni quali Charlie Chaplin e il duo Stanley Olio negli anni seguenti. Nei panni di Geppetto troviamo il fiorentino Augusto Mastropietri, mentre la fata turchina e la romagnola Lea Giunchi, una tra le prime attrici comiche italiane. Sarà una delle prime e ultime volte che il nostro burattino verrà interpretato da un uomo fatto e finito, almeno fino ad un certo punto. Ma perché usiamo la parola burattino se Pinocchio è sempre stata una marionetta? Perché sì, Pinocchio ha braccia e gambe che teoricamente dovrebbero essere legate a dei fili, come si vede nel teatro di Mangiafuoco. Mentre il burattino non ha le gambe, ma viene calzato dalla mano dell'artista che lo fa muovere. Questo, tra virgolette, errore potrebbe essere in realtà una questione dialettale. Difatti, in Toscana non veniva usata la parola marionetta. Inoltre, è probabile che Collodi facesse riferimento a dei burattini ventrali, che erano molto conosciuti nella sua regione. Erano delle vere e proprie marionette, quindi con braccia e gambe, ma venivano guidate tramite una cavità che si trovava sulla schiena, quindi il pupazzo non veniva calzato da sotto come un burattino tradizionale. Inoltre è interessante notare che la parola burattino deriva dal termine buratto, ovvero la stoffa con cui veniva setacciata la granaglia e che quindi aveva il compito di dividere la crusca dal grano. Ciò che, tra virgolette, è buono da ciò che è cattivo, un po' come dovrà fare il nostro Pinocchio durante il suo viaggio di formazione. Fatto sta ed è che il 7 luglio 1881 venne pubblicato il primo capitolo de La storia di un burattino su Il giornale per i bambini, rivista romana che ospitava la storia di Pinocchio. Tra la prima e la seconda guerra mondiale il cinema fa passi da gigante. Arriva il sonoro e nascono vari generi e tecniche, e tra questi quello che riceve maggiore interesse è l'animazione. Nel 1935 Walt Disney in persona si trovava in Italia. Ci sarebbe stato altre volte nel secondo dopoguerra, ma la sua visita non passò affatto inosservata. Biancaneve e i sette nani era nelle sue ultime fasi di preparazione, ma Disney aveva già in mente cosa fare dopo. Voleva produrre un nuovo film animato basato su una delle favole preferite della madre Flora, Pinocchio. La notizia arrivò alle orecchie dell'accademico Alfredo Rocco
Esatto, quello del codice penale. Costui era stato presidente della Camera e ministro della giustizia durante la prima fase del ventennio. Quando venne a sapere che questo signor Disney avrebbe non solo fatto uscire un lungometraggio animato, ma che avrebbe messo le mani sull'opera di Collodi, uno dei libri italiani più conosciuti ed amati dal grande pubblico, beh, decise che bisognava fare qualcosa, e in fretta, prima che Disney allungasse troppo le mani. Così venne creato il CAIR, Cartoni Animati Italiani Roma, per realizzare una serie di film che sarebbero stati l'orgoglio non solo del regime, ma d'Europa e che sarebbero stati all'altezza dei prodotti statunitensi. E come inaugurare al meglio lo studio se non con un'opera italianissima e famosa come Pinocchio? 150.000 disegni e un costo complessivo di 1 milione di vecchie lire. Nel 1935, e la promessa era quello di completarlo nel giro di 2 mesi, solamente 2 mesi. Un'impresa titanica, e sulla carta c'era una certa confidenza con la materia sul come fare un film d'animazione. Venne preso un ufficio e un gruppo di artisti. Le mura vennero abbellite in fretta e furia con dei disegni e si iniziò ad abbozzare delle scene. Alfredo Rocco quello stesso anno morì, così come morì il progetto delle avventure di Pinocchio e lo stesso CAIR. Il gruppo scelto di disegnatori non aveva la benché minima idea di come si animasse un film, gli strumenti non erano professionali e vi era una totale disorganizzazione, la sceneggiatura non venne mai completata e i soldi ovviamente mancavano. I 2 mesi divennero un anno e poi più nulla. Il progetto sparì e il CAIR si sciolse. Se non fosse per alcune immagini che ci sono giunte fino ad oggi e le dichiarazioni su giornali, si potrebbe quasi dire che il progetto non venne mai iniziato. Un totale fallimento che il regime fece dimenticare in fretta. Intanto Disney riuscì ad ottenere i diritti di Pinocchio e tornò in California, dove il suo staff iniziò a lavorarci di buona lena. Ma c'era un altro paese che sembrava interessato alla storia di Pinocchio e su come trasporlo su pellicola. Più o meno. Nel 1936, nella lontana Russia, venne pubblicato un racconto per bambini, il cui titolo originale potrebbe ricordarci qualcosa. Burattino e la chiave magica, scritto da Alexei Tolstoi. No, non è il Tolstoi di Guerra e Pace, ma un lontano parente. Secondo lo stesso autore, questo racconto è il frutto dei suoi ricordi poco chiari riguardo il Pinocchio di Collodi. Infatti, egli afferma che da bambino lesse la storia, ma poi perse il libro e iniziò a raccontare ai suoi amici e parenti una versione ben diversa e che poi, in età adulta, trasformò in un libro che ebbe moltissimo successo, molto di più rispetto alla versione originale di Collodi, che arrivò tradotta nel 1908. Ora, per quanto romantica, questa storia non ha molto senso. Infatti, se controlliamo le date, scopriamo che nel 1908 Tolstoi aveva già 25 anni. Resta il fatto che nell'estate del 1939 esce nei cinematografi russi La chiavetta d'oro. In questa storia, Pinocchio viene chiamato Burattino con una T sola. Geppetto diventa Papa Carlo e non esiste la figura della fata ai capelli turchini che viene sostituita in un certo senso da una seconda burattina femmina. Ed il nemico comune è una versione reinventata di Mangiafuoco, che qui non ha proprio un cuore d'oro, ma è un crudelissimo burattinaio giramondo. Da amante dell'animazione sono rimasta affascinata da alcune scene di quello che sembra essere clay motion, ovvero l'utilizzo di personaggi di plastilina in un'animazione a passo 1, detta anche stop motion. È interessante da vedere, ma sappiate che se volete leggere il soggetto vero e proprio, ovvero l'opera di Tolstoi, la troverete con il titolo de Il compagno Pinocchio, arrivato da noi negli anni 80. Ma la più famosa versione animata di Pinocchio è ovviamente quella della Disney. Ci sarebbero molte cose da dire riguardo questa versione del 1940. Benché ispirata ovviamente all'opera di Collodi, presenta alcuni cambiamenti importanti.
Va detto che lo stesso romanzo, quando arrivò in America, venne adattato in modo tale che potesse piacere al pubblico statunitense. E le prime cose che cambiarono furono i nomi. Quindi non ci si deve stupire se, per esempio, Mangiafuoco venga chiamato Stromboli, anche se gli americani mettono l'accento sulla seconda O, Stromboli. Inoltre va detto che molti passaggi non furono molto chiari per l'audience made in USA. Pinocchio racchiude molti elementi non solo folcloristici italiani, ma soprattutto del parlato. La città acchiappacitrullo, la furbizia della volpe in accezione negativa, il diventare asini se non si studia, i soldi che non crescono sugli alberi. Alcuni di questi non erano facilmente comprensibili per chi non conoscesse i vari modi di dire della nostra tradizione. La Disney quindi attuò dei cambiamenti e dei tagli importanti. Prima di tutto, inizialmente il film doveva essere a tema natalizio, pieno di neve e desideri che si avverano, come quello di Geppetto che, come un pigmalione moderno o un Michelangelo, vorrebbe che il proprio amore verso la propria opera le donasse un'anima e prendesse vita. Quindi Disney spostò l'ambientazione. Non siamo più nel Granducato di Toscana dell'Ottocento, ma più a nord, probabilmente in Trentino. Ecco spiegato il vestiario tipico del burattino. In questo modo i disegnatori ebbero la possibilità di riutilizzare i disegni di riferimento di Biancaneve, storia che si svolge appunto in Germania. Una scelta pigra, ma probabilmente volevano risparmiare. Anche per quanto concerne la forma e i tratti del viso, Pinocchio è ben lontano dalle illustrazioni di Mazzanti, Chiostri e Mussino. È più basso e morbido, con caratteristiche neoteniche molto più accentuate, in puro stile Disney. Ma anche il suo carattere è diverso. Il Pinocchio originale era infantile, egoista ed un filo crudele, pur non essendo cattivo. Insomma, più simile a un bambino in tutta la sua complessità. Invece la versione americana è completamente innocente, zuccheroso, e benché prenda decisioni sbagliate, la colpa sembra ricadere sempre solo sul cattivo di turno. Sembra più stupido, più sempliciotto. Disney spoglia l'opera della sua italianità, rendendolo più internazionale. Per esempio, quando Pinocchio si reca al Teatro dei Burattini, questo si esibisce con marionette di varie nazionalità, francese, russa e olandese. Ma nella versione di Collodi, sul palco, ci sono varie maschere della commedia dell'arte italiana. Arlecchino, Colombina e Pulcinella abbracciano Pinocchio, riconoscendolo come un loro simile. È come se il protagonista dovesse scoprire e tornare alle sue origini prima di intraprendere il suo viaggio. Ed è proprio lì che compie il suo primo grande gesto di pietà ed altruismo, commuovendo Mangiafuoco. Comunque il film arrivò in Italia nel 1947, in ritardo rispetto ad altri paesi del mondo, prima a causa del regime fascista e poi del secondo conflitto mondiale. Nello stesso anno, più di 80 anni dopo la pubblicazione del libro, esce il primo film sonoro italiano di Pinocchio. Per il progetto viene preso come consulente Paolo Lorenzini, il nipote di Collodi, e finalmente la trama del film segue fedelmente il libro. Troviamo quindi tutti i personaggi della storia, inclusi quelli che non avevano ancora avuto un volto, come il pescatore verde, che in questo caso viene interpretato da un giovanissimo Vittorio Gassman. Negli anni 50 e 60 l'interesse verso l'opera di Collodi andò un pochino in stallo. Era un periodo di grandi cambiamenti e un classico per bambini poteva sembrare un po' fuori posto, ma nonostante tutto, in tutto il mondo ci furono altri film e citazioni al burattino italiano, dalla famosissima scena di Totò a colori al musical con Mickey Rooney come protagonista, da una seconda pellicola d'animazione basata sull'opera di Tolstoi a un Pinocchio americano che, seguendo i tempi moderni, arriva a toccare le stelle per combattere una balena spaziale? Personalmente ho rivalutato la trama della Chiave d'Oro.
ma l'influenza di Pinocchio supera tutto l'Oriente e arriva fino in Giappone. Nel 1952 il fumettista e padre dei manga Osamu Tezuka realizza sia una sua versione dell'opera di Collodi, molto simile nel design alla versione disneyana, sia qualcosa di diverso, ma fortemente influenzato dal suddetto. Astro Boy. Un automa fortissimo dai sensi amplificati e raggi X e con un cuore in grado di comprendere le persone e le loro intenzioni. Come Pinocchio, anche lui viene creato da un uomo che vorrebbe trovare l'affetto di un figlio, ma poi ovviamente la storia prende una strada diversa. Astro Boy è un difensore dell'umanità, Pinocchio, deve compiere un lungo e tortuoso viaggio verso la maturazione, verso la propria umanità. Mentre uno è nato già perfetto dalle mani di un uomo di scienza, l'altro è tragicamente imperfetto, è nato dalle mani di un artigiano, di un artista. Nel 63 Astro Boy diventerà un anime da 193 episodi ed ebbe un successo incredibile. Con l'inizio degli anni 70 si accende un ritrovato interesse verso l'opera di Collodi, con un bellissimo film erotico. A quanto pare sembra che sia un classico del genere, quindi ho voluto inserirlo per par condicio, diciamo. Ma è in Italia che avviene un piccolo miracolo. Dopo il fallimento del 1936, l'animazione italiana non si riprese mai del tutto. Purché non fossimo affatto dei pivelli e avessimo in casa degli ottimi artisti, non vi era mai stato un grandissimo interesse nel finanziare grandi progetti. Non che non vi fossero stati degli esempi di buona animazione, ma rimanevano comunque legati più al piccolo schermo o alle pubblicità, ed erano comunque pochi. Ma questo sarà argomento per un altro video. Con il fiorire degli anni 70 però qualcosa sembra cambiare e uno dei primi progetti portati a termine fu un burattino di nome Pinocchio. La regia è dell'animatore Giuliano Cenci, e vengono nuovamente chiamati dei parenti di Collodi come consulenti, in questo caso i pronipoti Antonio e Mario. E i disegni si basano sul design delle 50 tavole che arricchirono l'edizione uscita nel 1910 ad opera di Attilio Mussino. L'anziano Attilio Mussino odiò la versione disneyana di Pinocchio, considerava il burattino americano come un bamboccio grasso e tondo, ripieno di stoppe e segatura, con un naso a patatina e vestito alla tirolese. È chiaro che non avesse digerito molto l'allontanamento dalla storia originale, dalle proporzioni più allungate e rustiche che lui aveva scelto ai tempi per il design del protagonista. In un certo senso il progetto di Cenci vuole essere una sorta di Pinocchio anti-disneyano, quasi come se volessimo riappropriarci di una storia che è in parte simbolo del risorgimento italiano, riuscendo a concludere ciò che il CAIR non era riuscito a fare. E la scelta di usare i disegni di Mussino come riferimento principale sembra sottolineare tutto ciò. 5 anni di lavoro, 50 artisti specializzati, tecnica mista tra celluloide e colori a tempera per 500.000 disegni, il tutto finanziato principalmente da piccoli e grandi imprenditori toscani. Gli eredi di Collodi furono entusiasti del lavoro fatto, ritenendolo come la versione più accurata e fedele allo spirito dell'autore. Venne venduto anche all'estero, in Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, 20 paesi in tutto. E piacque, ma non abbastanza. La spesa era stata enorme e tutti erano orgogliosi del risultato finale, ma rimaneva comunque una piccola produzione. Mancarono cose importanti come la pubblicità. Bisognava vendere il prodotto e mettere un grande nome sulla locandina poteva aiutare, ma nessuno si interessò all'epoca. L'anno seguente, nel 1972, uscì per la televisione una delle trasposizioni più amate dagli italiani, Le avventure di Pinocchio, miniserie di 6 episodi, regia di Luigi Comencini. Ogni episodio ruota attorno a diversi eventi chiave, anche se non riesce a coprire totalmente la storia.
Lo sceneggiato venne realizzato a colori, nonostante all'epoca la Rai trasmettesse ancora in bianco e nero, ed è stata veramente una scelta azzeccata. Adoro l'ambientazione rustica, cupa e verosimile. E poi Manfredi è il miglior Geppetto cinematografico. Comprensivo, sofferente, determinato e pronto al sacrificio. Ogni ben di Dio, insomma. E tanti libri, tanti libri. Io che per tutta la mia vita avevo sognato di sapere cosa c'è scritto nei libri. Un foss'altro per capire se è vero che chi lo sa è diverso da quelli che non lo sanno e sono chiamati ignoranti. Ed è proprio così, sai, sono ignoranti. Non posso dire lo stesso di altri interpreti, soprattutto i bambini, che, come dire... Non sono attori professionisti, sono presi dalla strada. Ma nonostante ciò sembra che sul set si siano divertiti e che abbiano preso tutto come un bel gioco, il che è più che positivo. Il realismo toglie un po' il lato soprannaturale della storia, che però viene reintegrato dalle bellissime scene con il burattino di legno, il cui modello è ispirato ai primissimi disegni di Carlo Chiostri. La scena della costruzione di Pinocchio è una delle mie preferite di sempre. Sfortunatamente non è tutto rose e fiori, infatti lo stesso burattino usato nel film, di cui esistono tre modelli differenti, divenne l'oggetto di una disputa legale tra la Rai e Carlo Rambaldi. L'effettista premio Oscar venne infatti contattato per costruire un pupazzo meccanico che potesse muoversi in modo convincente. Rambaldi, in vista della collaborazione, costruì dei modelli che poi non vennero mai utilizzati. Però sembra che alcune delle idee dell'artista vennero copiate senza che lui ne sapesse nulla. Alla fine intentò una causa legale, che vinse. Insomma, la Rai come il gatto e la volpe. Ma rimaniamo in argomento menzogna. Perché a Pinocchio si allunga il naso quando racconta una bugia? È probabile che questo derivi da un modo di dire originariamente toscano, ovvero annusare una bugia, quando questa è facile da smascherare. Sarà lo stesso Collodi a creare il modo di dire che esistono due tipi di bugie, quelle con le gambe corte e quelle con il naso lungo. Quelle con il naso lungo sono quelle più infantili, quelle semplici, dove basta che un adulto guardi bene il viso del piccolo bugiardo per capire la verità. Quelle invece con le gambe corte sono quelle da grandi, quelle più complesse, ma che non fanno molta strada e che prima o poi si scoprono. Con il finire degli anni 70 l'animazione giapponese è in piena crescita e vengono trasposte varie storie, per lo più europee ed occidentali, un po' per sfamare la curiosità del popolo giapponese e un po' per ingrandire il mercato. Tra queste non potevano mancare vari Pinocchio, più o meno fedeli alla storia originale, come la serie Bambino Pinocchio, molto colorata e dai toni abbastanza sereni, oppure altri esempi di trauma infantili su pellicola, come Le Nuove Avventure di Pinocchio, una serie che prende una strada completamente differente da quella originale e con sfumature più drammatiche e vagamente horror, e dove il protagonista, più che crescere e maturare, deve sviluppare un grandissimo coraggio e determinazione per poter superare le difficoltà che gli si pongono davanti. E la fata turchina è uno spirito dei boschi. Ma chi era o cos'era la fata turchina? E prima di tutto, che cos'è una fata? Nell'immaginario collettivo moderno, la fata non è tanto lontana da un pozzo dei desideri con le gambe, una figura estremamente positiva che corre in aiuto dello sfortunato di turno, con la bacchetta già pronta. Sola fata turchina, ti ho sentito piangere e mi sono scapicollata qua. In realtà non è sempre stato così. Le fate erano creature dal temperamento mutevole, che se infastidite potevano maledirti per sempre, estremamente vendicative e soprattutto non erano così legate ai desideri degli uomini. Il termine fate, infatti, è legato al fato, il destino, perché le prime fate erano le parche romane, presenti uguali ed identiche in altre mitologie, come le moire greche e le norne nordiche, ovvero coloro che filavano, intrecciavano e tagliavano il destino di ogni uomo, il fato, per l'appunto.
Quindi possiamo dire che la fata è l'essere soprannaturale più vicino al concetto di vita, di evoluzione e di cambiamento. Come appunto la fata turchina, essa nel libro cambia in continuazione. Prima è una bambina morta, un fantasma, poi diventa adulta e madre, poi muore nuovamente e torna in vita come una sorella maggiore, un'educatrice, per poi diventare solo sogno, spirito, pura forza creativa. Lei è vita e morte, perché Pinocchio, nel suo percorso, deve conoscere anche la morte ed il dolore per poter diventare uomo, per poter diventare completo, come tutti noi. È la figura che più di tutte si evolve nel romanzo, forse più di Pinocchio, ed è interessante per un personaggio femminile in un libro della fine dell'Ottocento, che non è solo madre e moglie di. Ma perché i capelli turchini? Prima di tutto, turchino non è turchese, il turchino è un blu intenso, molto più simile al blu sabaudo, il blu Savoia. Quindi potremmo vederci un messaggio unitario, patriottico, risorgimentale. Altri legano questo blu all'immagine canonica della Vergine Maria, con le vesti azzurre e celestiali, oppure semplicemente il blu e viola sono sempre stati considerati i colori del magico, del sovrannaturale. O ancora più semplicemente, fino a 100 anni fa, il blu veniva considerato come un colore prettamente femminile, soprattutto nelle sue tonalità più gentili ed accoglienti, in contrapposizione con il rosso, aggressivo e virile. Negli anni 80 e 90 ritroviamo un nuovo periodo di disinteresse per l'opera, un po' come negli anni 60. Anche qui però abbiamo opere grandi e piccole sul nostro burattino, Le straordinarie avventure di Pinocchio, un film che unisce varie tecniche di animazione, compresa quella digitale ed attori in carne ed ossa, e dove il grillo diventa un compagno di avventure costante nella storia, come una sorta di guardiano del superio che cerca di sopire la ribellione giovanile di Pinocchio, e persino un horror su una marionetta sanguinaria e vendicativa. È brutto, molto brutto. Non è stato il periodo migliore per il nostro burattino. Arriva il nuovo millennio, ma prima di affrontare le nuove trasposizioni dell'opera di Collodi, vorrei parlare brevemente del film AI, Intelligenza Artificiale, ispiratosi alla serie fantascientifica Super Toys. Pinocchio è ovunque in questo film, non solo come facile parallelismo con il protagonista, ma lo troviamo come favola raccontata e nella figura della fata turchina. Anche qui tutto nasce dalla necessità di riempire una mancanza con un surrogato, un vuoto lasciato da un figlio ibernato e una madre sofferente. David è un bambino robot, costruito con il solo fine di amare, ma senza il diritto di essere amato, in quanto macchina, in quanto oggetto. Infatti, quando David non serve più, viene letteralmente abbandonato in un bosco. L'uomo, che crea come Dio, alla fine abbandona la sua creazione, come Dio abbandona gli uomini al proprio destino. David compie un viaggio simile a quello di Pinocchio, da un teatro dove si distruggono robot per il divertimento umano, che richiama quello di Mangiafuoco, fino a una sorta di paese dei balocchi, per poi pregare una statua della fata turchina di fargli dono di un'anima. A quanto si dice, Collodi era un anticlericale convinto e forse un massone, ma gli echi biblici nella storia di Pinocchio sono parecchi. Abbiamo già visto la fata turchina e la Madonna, ma anche il fatto che Geppetto sia un falegname, un creatore, un dio, il paese dei balocchi come Sodoma e Gomorra, l'impiccagione di Pinocchio potrebbe ricordare la passione e la crocifissione di Gesù con tanto di temporale e di invocazione al padre prima di morire. Ed infine la figura del pesce-cane che inghiotte padre e figlio e che rimanda alle vicende di Giona. Gli anni 2000 sono stati molto prolifici per l'opera di Collodi, soprattutto in Italia. L'animazione nostrana ha sviluppato e concluso vari progetti importanti, tra questi quello più interessante è del regista Enzo Dalò.
D'altronde il regista napoletano è lo stesso di piccole perle come La gabbianella e il gatto e Mamma e la conquista del tempo. Le voci prestate sono di primo ordine e tra questi spicca l'artista Lucio Dalla, che non solo ha curato la musica, ma ha anche prestato la voce al Pescatore Verde. È bello vedere come la nostra animazione stia cercando di mantenere il passo con altre nazioni. Sempre parlando di animazione, faccio una brevissima citazione ad Ergo Proxy, prodotto giapponese del 2006 di una bellezza e filosofia rare. Uno dei personaggi della storia è Pino, una bambina androide da compagnia che svilupperà una personalità tutta sua. È chiarissima la citazione al personaggio di Pinocchio, ma anche, secondo il creatore Dai Sato, all'artista italiano Pino Daeni. E per quanto riguarda i film italiani, beh, diciamo che dipende un po' dai gusti personali. Nel 2002 il comico toscano Roberto Benigni decide di interpretare lui stesso il burattino senza fili in un progetto molto personale. Infatti Benigni è anche regista e sceglie un cast quasi completamente adulto, rifacendosi alle primissime pellicole mute di Pinocchio. E ovviamente mette la moglie Nicoletta Braschi come volto della fatta i capelli turchini. Un film che io, personalmente, trovo brutto, 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 e che fu troncato dalla critica italiana e internazionale. La recitazione è artificiosa e annoiata, e la scelta di non mettere dei bambini per interpretare Pinocchio e Lucignolo fa risultare il tutto estremamente grottesco e al limite della parodia. Parere personale e non condivisibile. Diverso risultato, seppur con scelte simili, è il musical del 2003. La Compagnia dell'Arancia mette in scena uno spettacolo colorato, divertente e moderno, modificando alcuni aspetti della storia e sviluppando tematiche interessanti come il rapporto tra genitori e figli e la solitudine provata dal protagonista a causa della sua condizione. Pinocchio interpretato dal compianto Manuel Frattini, mentre le musiche sono state scritte dai Pooh. Negli ultimi 5 anni sono state prodotte ben 3 pellicole a cura di registi importanti e produzioni gigantesche. La Disney fa vestire i panni di Geppetto a niente poco di meno che Tom Hanks per una versione live action del film del 1940. E il risultato è penoso! Una pellicola inutile con una scrittura pigrissima e un'animazione non all'altezza del brand Disney. Ripeto, questi sono pareri personalissimi. Nel 2019 il regista italiano Matteo Garrone richiama Benigni in un progetto sul burattino, ma fortunatamente sceglie per lui un ruolo più adatto, ovvero Geppetto. Un Geppetto consumato e piegato alla fatica e desideroso d'affetto. Molti elementi richiamano lo sceneggiato di Comencini, come l'ambientazione, il realismo e l'elogio alla povertà, cosa che gli americani non hanno mai fatto. Meravigliosi i costumi e il trucco prostatico che recalano alla vista tutto quello che la CGI non sempre riesce a dare, quel bel senso di fatto con le mani. La fotografia è piena di chiaroscuri con tinte quasi plumbe. I personaggi, seppur manchino alcuni eventi della storia, sono fedeli alla loro versione originale. Mangiafuoco, interpretato dall'indimenticabile Gigi Proietti, è un buono travestito da cattivo e la fata dai capelli turchini è più spirito che fata moderna con tanto di bacchetta magica. Seppur non privo di difetti, come ad esempio un ritmo non sempre incalzante, questo è il mio Pinocchio moderno preferito. Ultimissimo in questo dicembre 2022 è l'opera del regista messicano Guillermo del Toro per la piattaforma Netflix. La storia viene spostata in avanti nel tempo di circa 100 anni, all'epoca del fascismo. Geppetto è un uomo distrutto dopo la morte del figlio Carlo durante la Grande Guerra, piegato da un lutto che non riesce a superare. È dal suo dolore che nasce, tra virgolette, Pinocchio. Il film segue questa tinta dark, richiamando in parte quello di Garrone, ma ci sono moltissimi cambiamenti, oltre il fatto che l'intera pellicola sia in stop motion, e che stop motion, una gioia per gli occhi, se piace il genere. Il movimento fascista, o meglio la dittatura, è il vero antagonista della storia.
L'omino di burro diventa il padre di Lucignolo, il grillo prende il nome di Sebastian, la fata turchina è un essere sovrannaturale che ricorda un angelo serafino spaventoso. Mangiafuoco sparisce e viene sostituito dal conte Volpe e dalla sua scimmietta. Il paese dei balocchi diventa un campo d'addestramento per la gioventù fascista. Insomma, dell'originale di Collodi rimangono principalmente alcune tematiche, come la crescita e il trovare se stessi, il rapporto genitore-figlio, l'amore, la morte, la diversità. Pinocchio è il freak, il mostro, colui che è diverso, colui che pensa diversamente. E la sua diversità, la sua autenticità, lo rende libero.